emergenza abbiamo stabilito che più di 10.000 persone purtroppo non riusciremo a ospitare, perché le strade sono molto strette, soprattutto le piazze sono molto piccole, in particolare Santa Croce, che è quella in cui finisce. Non credevo di avere questo problema anche a Milano, che ormai è ufficialmente così. Milano è una città molto grande, ma forse questa è l'unica piazza sopra una certa metratura. Come avrete saputo, da ieri abbiamo praticamente bloccato le iscrizioni, perché non c'è più spazio, non c'è più fisicamente un pettorale, non c'è più fisicamente una maglietta. Credo che saranno giornate un po' difficili quelle che da qua arriveranno domenica, perché chiameranno tutti gli amici, parenti e conoscenti. Qualcuno ci rimarrà anche male, però insomma, meglio avere problemi di questo genere che averne di altro tipo. Oltretutto, la DJ Ten non è una corsa così diversa dalle altre, no? Io stesso ho corso nell'ultimo mese, buongiorno Marco, ho corso nell'ultimo mese almeno altre 2-3 gare da 10.000 sullo stesso percorso, nella stessa parte della città, però evidentemente quelle con una partecipazione un po' più così riservata a quelli come me, quelli un po' più matti per la corsa. La differenza tra la DJ Ten e le altre corse sta in questo, no? Il fatto di essere diventata ormai una grande festa, un grande momento di aggregazione. 9 anni fa, nel 2005, quando è nata, doveva essere una corsa molto tecnica, molto veloce, e lo era. Adesso ormai, anche se qualcuno si lamenta perché il tempo non si può fare, capisce che, no? L'importante è esserci, e quindi domenica prossima saremo sicuramente in tanti.